Allora, eccoci qua. Abbiamo una testa Renostar Adventure dell'Askewatcher che ha qualche problema legato al fatto che funziona per un poco e poi dopo si ferma. Allora, ora proviamo un attimino ad aprirlo, visto che diciamo il cliente non vuole spendere troppo perché l'ha comprato usato, quindi devi capire cosa c'è che non va e se è possibile fare qualcosa che non sia legato ovviamente a una, come si dice, ad una scheda elettronica, che non sia legato a qualcosa che possa o impedirne la riparazione completa. Ovviamente, se si tratta di una scheda elettronica, queste purtroppo hanno un costo e che il cliente giustamente dice per lui non ne vale la pena per il prezzo che ha pagato dell'usato. Purtroppo oggi, come sappiamo, c'è questa crisi della componentistica e quindi ci sono dei costi. Ci sono dei costi che purtroppo i componenti elettronici oggi come oggi costano molto di più. E vediamo un po' cosa possiamo fare. Cerchiamo un attimino di aprirlo e vediamo cosa fare. Iniziamo a capire dove aprirlo, come fare. Solo un attimino e ci mettiamo in opera. Allora, ecco qua. Un vassoietto per raccogliere le viti che andiamo a togliere, così cerchiamo di non perdere nulla e di rimontare proprio tutto. Ovviamente questa è un'operazione che noi facciamo su prodotti non in garanzia, perché qualora il prodotto è in garanzia c'è direttamente l'assistenza che ripara, sistema e quindi non avrebbe senso. Le viti sono già alcune allentate, quindi questo è segno che è già stato aperto e quindi vediamo un pochettino che cosa c'è da farsi. Devo dire che il corpo in metallo, se possiamo dire, è abbastanza valido. Solo vediamo montaggio. Lo Star Adventure è il prodotto più cercato e venduto per gli amanti della fotografia a largo campo. E come vedete dentro c'è ovviamente i motorini che fanno muovere il tutto e c'è questa simpatica schedina che permette il controllo dello Star Adventure. Poi qui sotto qui abbiamo altre parti elettroniche. Quindi vediamo se c'è. Qui c'è il comparto batterie. Ovviamente batterie non ci sta. Ci servivano un po' di batterie. Vediamo un po' se ce l'abbiamo. Vabbè, mettiamoci più batterie giusto per capire questo problema che qua grande ce la fanno queste batterie qua, perché ovviamente queste non è che sono proprio di grande potenza, però stare dovendo non è che abbia un consumo eccessivo, 5 volts quindi alla fine. Poi qui c'ha tutti i controlli per la velocità siderale, lunare, solare, poi c'ha le velocità che si possono impostare, come vedete, ecco. Vediamo un po', inizia e poi si ferma.
mettere qualcosa su questa schedina. Poi la segna rosso. Come se va andasse in blocco. Vedete, sotto l'ambigia rosso, non so se lo vedete. Allora, i pulsanti. Pulsanti funzionano per un po'. E poi dopo si vede. Allora, qua. Se ci metto di qua. Ma mi sa che questa può essere pure che sia la schedina, eh? Però qui mi sembra che è stata fatta una sorta di saldatura. Eh sì, perché qui stava l'alimentazione a 5 volts. Qui, non so se questo punto qua, ci stava l'alimentazione a 5 volts che è stata smontata. Quindi qui funziona. E quindi viene alimentato solo attraverso le batterie. E già questa è una cosa che non andava fatto. Il meccanismo delle ruote tendate. Cioè, almeno i motori funzionano. Infatti gira, ecco. Però poi dopo un po' si fa. È come se tu stacchi, attacchi l'alimentazione, funziona per un po', quindi riceve l'impulso e poi si ferma. Se premo funziona. Niente, purtroppo nulla. Mi dispiace per il cliente, ma non si può fare nulla. Questo purtroppo è quando si fanno toccare questi prodotti. Questa è la schedina, come avete visto basta toccare qui e questo chip qua. Quel chip lì che niente, fa bloccare il controllore proprio del movimento, non ci possiamo fare niente, possiamo solo chiuderlo e ci dispiace. Questo purtroppo quando si fanno certe modifiche su queste cose poi dopo col tempo nascono i problemi. E infatti, ecco qua, questo è il problema. E infatti si è presentato il problema. Ecco qua, almeno lo viviamo per bene. Certo, io pure per 100 e passa euro lo farei sempre riparare, però, perché comunque, vista anche la carestia che ci sta, però poi ovviamente ognuno è libero di fare come vuole. E vabbè, lo abbiamo richiuso, almeno lo abbiamo un po' ingrassato, anche se serve a poco. Un po'
abbiamo cercato di fare qualcosa, ma purtroppo non si può fare nulla. Vabbè, questo è stato una riparazione tentata, ma purtroppo quando si mettono mani dove non si devono mettere succede questo. Va bene, grazie, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per i prossimi video interessanti sulle riparazioni anche di componenti elettroniche per quanto riguarda anche la strumentazione astronomica. Ci vediamo al prossimo video e grazie di averci seguiti. Ciao!